Voglio evidenziarvi come il sistema del magna magna, degli aiuti ai vari amici degli amici, non è cambiato assolutamente con questo governo. Vi ho fatto vedere così in una precedente puntata lo staff di Di Maio e i costi esorbitanti. Ora voglio farvi vedere le varie mance che sono state elargite così a fine anno con l'ultima appunto manovra. È un'elargizione così a tappeto, a cascata, una serie di mance che vengono così lanciate, molto consistenti, per accontentare un po' tutti. Non è cambiato nulla, come accadeva con i precedenti governi. Infatti viene disposto un taglio del 40% delle accise per i birrifici appunto artigianali italiani, e uno potrebbe dire: beh, può essere una cosa positiva. È quello appunto che ha presentato il provvedimento in pompa magna. Chi è? È un deputato grillino, tale Cosimo Adelizzi, il quale che cosa fa? Indovinate un po', fa il direttore commerciale della ditta di famiglia che appunto produce e distribuisce birra. Avete capito? Ha fatto la norma ad hoc per fare i comodacci propri, per tutelare l'azienda di famiglia. E potremmo andare avanti, delle stranezze. Aiuti agli aeroporti, però non a tutti gli aeroporti in maniera così con un criterio sistematico, ai vari aeroporti del sud in particolar modo, ma chissà perché, forse avevano degli amici, 3 milioni per l'aeroporto di Crotone e 35 milioni per lo scalo di Reggio Calabria. Ancora altre elargizioni, 400.000 euro per l'Istituto per la Storia del Risorgimento Italiano. E ancora un'altra mancetta da 120.000 euro va poi alla Fondazione Ugo Spirito. Ma possiamo andare avanti, perché anche il PD, questo vi fa capire come c'è un tutt'uno, un magna magna che si estende, appunto, che parte dal governo e arriva anche alle opposizioni, 200.000 euro per appunto la fondazione per le celebrazioni appunto di Nilde Iotti in occasione del 30° anniversario dalla sua scomparsa. E poi cosa fanno? Cosa fa questo governo? Nasce, appunto, viene creata una nuova fondazione, l'Istituto di Ricerche Tecnopolo Mediterraneo per lo sviluppo sostenibile, con sede a Taranto, città dell'Ilva. In buona sostanza creano questa realtà, questa fondazione, perché? Perché Di Maio deve compensare lo schiaffo che ha dato a Taranto, appunto, assegnando l'Ilva ad ArcelorMittal. Ma vedete le assurdità, per esempio quella più, come dire, eclatante, appunto, c'è quella relativa, dicevo, alle società informatiche. Infatti tra le categorie aiutate ci sono proprio le società informatiche, non solo con la norma da 45 milioni di euro per lo sviluppo dell'intelligenza artificiale, ma anche con il credito di imposta per le aziende che si avvalgono di consulenze informatiche, cioè dei vantaggi in buona sostanza alle società informatiche. Perché è presto detto? Perché bisogna tutelare il sistema casaleggio. E allora Casaleggio, in questo modo, attraverso il governo pentaleghista, attraverso i 5 Stelle, tutela e favorisce se stesso. Come vedete, poi ci sono altre stranezze, degli aiuti appunto a un quotidiano in lingua slovena stampato a Trieste, Primorsky Dnevnik, non so la pronuncia esatta. Cioè, vedete, tutta una serie di mance. E l'aspetto grave è che da un lato ci sono questi contributi a cascata che, come detto, devono aiutare Tizio, Semproni e Caio, l'amico dell'amico, devono mettere delle toppe, delle pezze, e dall'altro poi, e questa non è demagogia,
Stiamo parlando della gente che veramente muore di fame. Immaginate per un momento che tutte queste somme, che sono grosse, che di per sé magari prese così, uti singoli, singolarmente, non fanno scalpore, ma quando voi mettete 400.000 euro là, 200.000 euro là, 300.000 euro là, nel momento in cui voi andate a sommare, fate la sommatoria di tutte queste cifre, pensate che quanti contributi, anche fossero anche di 1.000 euro al mese, potrebbero essere date a tante famiglie, potrebbero essere date agli invalidi, potrebbero essere date agli istituti di ricerca, potrebbero essere date agli ammalati di cancro che sbattono, che veramente si dannano per comprare la speranza, non la vita. E invece noi dobbiamo dare questi soldi ai soliti porci di regime che stanno, e come no se non ci stanno, in questo assurdo e folle governo pentaleghista. Senza bavaglio, informazione libera, sempre.